Amici di Onda Libera TV, buongiorno. Siamo a Fano, nella palestra della scuola elementare di Bellocchi, dove è in corso la gara di tiro con l'arco organizzata dalla compagnia Arcieri Veiga di Fano. La gara si è intitolata a Edoardo Franchini, ex arciere purtroppo defunto tragicamente. Siamo alla presenza del professor Pio Ferri, decano del tiro con l'arco. Fondatore della compagnia. Diciamo pure che se non ci fosse stato professor Pio Ferri, il tiro con l'arco Fano sarebbe arrivato più tardi, diciamo. Sicuramente. Ecco, il professor Pio Ferri è grande esperto di educazione fisica, è stato atleta, insegnante, istruttore di varie discipline sportive. Allora facciamo subito una domanda. Perché ha scelto il tiro con l'arco come disciplina, diciamo, privilegiata, se vogliamo dire? Ma io mi interessavo di kinesiterapia, se non che leggendo un articolo sul Corriere della Sera, per cui il tiro con l'arco era stato introdotto nelle università americane per contrastare questi atteggiamenti ipotonici del dorso curvo giovanile, come forma preventiva chiaramente, non curativa, avevano ripreso il tiro con l'arco a livello scolastico, a livello universitario, e si erano rifatti però stranamente non all'arceria indigena, cioè dei peli rossa, ma all'arceria inglese. E avevano riscoperto tutti i testi antichi di toxofilia. Sì. Beh, quindi c'è dietro il tiro con l'arco c'è una cultura, possiamo dire, secolare, insomma. Ma l'arco fa parte della storia dell'umanità, ci ha sfamato. L'arco è stato sempre in Occidente uno strumento, un attrezzo da caccia. In Oriente invece l'hanno usato più per l'arte della guerra, gli arcieri turchi erano i più famosi, in Oriente lo stesso, Gengis Khan, gli arcieri. Da noi è stato sempre usato come per caccia e poi non bisogna disconoscere anche che, siccome poi sono anche appassionato di musica, dall'arco vengono poi tutti gli strumenti detti ad arco, gli archi. Ancora c'è l'archetto del violino, che ha una forma strana, ma nel Rinascimento ancora aveva proprio la forma dell'arco. E ancora in Egitto vendono un arco con una zucca in fondo secca che fa da cassa armonica e con quella suonano. Non più di 2 settimane fa a Fano c'è stato un concerto per percussioni, è interessantissimo, in cui c'era proprio l'uso di questo arco con zucca finale, e io sono andato là e ho avuto una dimostrazione pratica dell'uso dell'arco come strumento musicale. Uno strumento, non dico ancestrale, ma insomma quasi, insomma. Ecco, no, indubbiamente è un'attività sportiva molto affascinante. Sì. E poi abbiamo avuto i recenti exploit durante le Olimpiadi. No? Quindi sì, vuol dire che è uno sport che in Italia si sta sviluppando. In Italia si sta sviluppando, ma dietro, sì, chiaramente il merito, le medaglie hanno un significato, ma secondo me dal punto di vista educativo l'arco è molto importante, che prima di tutto insegna l'umiltà, ecco. Poi ti dice che l'arco, una volta messo a punto come lo strumento musicale, va messo a punto, cioè la messa a punto bene, c'è la messa, si chiama messa a punto, e quindi è come intonare lo strumento. Dopodiché l'arco diventa lo strumento perfetto, e l'uomo che è dietro che deve diventare perfetto, deve divenire con tanto esercizio. La storia di Ulisse è significativa veramente. Quindi cosa c'è? La ricerca di sé dietro questa attività? C'è un dominio, c'è una ricerca di sé come dominio dell'ansia, quella che si chiama tensione nervosa, ma scientificamente è l'ansia. Cioè l'ansia in tutte le gare di tiro ha una grossa incidenza, anche nelle armi da fuoco, tira piatello, tira segno, pentathlon, ma nell'arco ancora di più, perché mentre nell'arma da fuoco il propellente è la polvere da sparo, nell'arco il propellente sono i tuoi muscoli, cioè la freccia va, la mira non interessa tantissimo.
è un allineamento. Si può dire che l'arco deve diventare un tutt'uno con l'atleta? Un tutt'uno con il corpo di chi lo usa, uomo o donna, insomma, ecco. Prova ne è che il più grosso arciere del mondo attualmente, il coreano, si può classificare un ipovedente perché ha due diottrie nell'occhio destro e una nell'occhio sinistro, ma lui fa sempre centro. Sì. Ma ecco. Con tanto lavoro, perché si dice che tiri 1000 frecce al giorno. Sì, mille frecce al giorno. Allora, per un'ultima domanda, insomma, che consiglio dà ai giovani che vogliono avvicinarsi al tiro con l'arco? Ma il consiglio è fare un corso, perché è uno sport tecnico, mentre per correre non ha bisogno di nessun allenatore, basta correre tutti i giorni, io a un certo momento trovo immediatamente, è uno sport naturale, la corsa più efficace, tecnica che dà più rendimento, tranne specialità come la corsa veloce, in cui anche lì comincia a essere un po' più tecnica. Ma come il tennis, come sport tecnico, hanno bisogno di un istruttore, esatto. Chiaramente. E poi pian piano si cresce, non bisogna iniziare con un arco molto debole, perché è tutto un fatto di coordinazione, prende un arco troppo potente che uno non sa dominare, è un errore sovrano. Non bisogna avere fretta. E quindi l'arco cresce con l'arciere, ecco, l'arciere cresce con l'arco. Sì. Ci sono controindicazioni a questa disciplina? Ma contro le canzoni no, assolutamente, basta farlo con certe cautele, non prendere archi troppo potenti che uno non possa dominare, chiaramente, e quindi... Bene, ringraziamo il professor Ferri del... Ma io sono Pio Ferri. Pio Ferri, Pio Ferri. Ci tengo. Esatto, ci Pio tengo. Ferri. Ringraziamo. Grazie a voi, perché io sono veramente appassionato. Oh, una nota personale, io ho iniziato a tirare con l'arco a 40 anni. Ah, sì. Ah, quindi non ci sono limiti d'età. Diciamo. Non ci sono limiti d'età, attualmente ho 75 anni e ancora tiro con l'arco, anche se i risultati non sono quelli del 25 anni fa. No, sono ancora buoni, ho potuto constatare che sono ancora ottimi. Comunque sto lì attaccato all'osso, come suol dirsi. Esatto. Io, una cosa che mi ha sempre affascinato è che anche nelle gare, diciamo, non ci sono, si gareggia tutti insieme, non ci sono differenze. Certo, diciamo, adesso noi una volta eravamo veterani, adesso master, perché suona meglio, insomma, molto più altisonante, ma ci sono anche bambini dei 12 anni che gareggiano, donne, bambini, tutti qua, ognuno nella sua categoria, le premiazioni vengono fatte a seconda delle categorie in cui uno è classificato. E quindi ecco, veramente diciamo che è uno sport universale, ecco. Grazie mille e in bocca al lupo per l'attività della Grazie compagnia a voi, molto gentile.